Sono appena rientrato a casa, sono le 7, no? E oggi è 5, non ho fatto il video per, cioè, per oggi è 5, quindi questo esce domani mattina, perché come vedi sono tutto bello in tiro, perché domani si inaugura il The Vintage Club, su a Frascati si inaugura, quindi io aspetta che... Grazie, puzza. Allora, aspetta, scusa un attimo. Oh, mo se vediamo faccia a faccia. Allora, mi sono sbrigato stasera, dico, siccome domani non ce la farò a far video, sono momenti un po' coincidati, lo faccio stasera. Lo faccio, aspetta un po' un attimo, se non puzzano pure questo, mi è finito qua. Vado. Oh, mamma mia. Macello, sto vedendo un macello, c'ho qua sotto che è proprio... A Roma si dice piottano, mette il deodorante, ma non c'è niente da fare. Vabbè, e niente, quindi domani si inaugura. Poi oggi ho passato una bella giornata, sono andato su a vedere le ultime cose, mentre stavo uscito col motorino, perché mi sposto in moto, in scooter, scusa, in moto no, perché poi giustamente se mi sente un bikers dice c'è il motorino, te monta la testa, c'ha ragione. È venuto giù il diluvio. Tutto nasce pure perché sono andato a comprarmi qualche liquido per la sigaretta, visto che domenica parto. E fatalità, è arrivato Alfredo. E quando arriva Alfredo davanti al negozio di sigarette elettroniche, so che non ci sta più niente, perché si compra tutto. Quindi, oh, ma l'ha fatta apposta. Sì, se vediamo dopo, esco fuori il diluvio, senza antipioggia, ma sono dovuto fermare per forza, dove aspettavo, sono trovato lì, una fortuna stavolta, non ha svaligiato niente, per fortuna. Allora, mi sono fatto il rifornimento, poi sono passato al Griffin, questo è il Griffin, lo vedi? Rigirabile, molto meglio del... Te la dico tutta, è molto meglio rispetto al Goblin, parere mio. Allora, siccome mi devo sbrigare, devo fare a destra e a sinistra, e quindi voglio fare... Un altro po' di compagnia, perché questi giorni poi non ci sto, domani sto impicciato, sabato, però sabato sì, sabato posso ripiare, quindi sabato normale, domenica e lunedì no, almeno che lo faccio su in hotel il video, può essere pure che lo faccio su, quindi vabbè, sicuramente speriamo, poi se non mi vedete regà, un po' di pazienza, sto indaffarato, sto a mille sti giorni, mi sento proprio male, mi sento proprio male, poi oggi sono andato a far panozzo con Franco, sua grotta ferata, un bel paio di porchetta ignorante. Allora, visto che oggi è una giornata un po' piovosa, visto che ci ho beccato l'acqua, qui comincio ad avere problematiche su sempre su quello che devo decidere e che devo utilizzare. Io mi trovo sempre un po' spaesato, capito? Oggi ho fatto prova anche la Fahrenheit, che è buona, però io oggi non lo so, boh, mi voglio fare una sbarbatina, me la faccio con rasoio di sicurezza stasera, perché vado troppo di corsa e sono indeciso, come al solito sono indeciso, perché dico che cacchio utilizzo, che non utilizzo, già so che mi sta a guardare, una mi sta a guardare in particolare, però non lo so, mi sta a guardare, raga, io quasi quasi stasera, visto che è una serata un po' così, non è tanto... Non lo so, sono indeciso. Io quasi quasi stasera ne utilizzo proprio questa. Come la vedi? Anche se è difficile che la trovi, Ma sì, ma stasera vado per questa. C'è chi mi ha ripreso, ma questo è scritto The Friedberg. Vabbè, c'è chi mi ha ripreso, però. Lascia il tempo che trovo. Allora, regà, che famo stasera? Rasoio di sicurezza. Rasoio di sicurezza, però stasera quasi quasi ne vivo. E prendermi un che dici? Pesa adesiva. Allora, eccolo qua, vedi? Io mi sposto, mi muovo da qua e là, mi piermiul. Tanto ce l'ho qui davanti e prende la rapira. Queste qua. Alfredo, queste ti piacciono? Io lo so. Acqua calda, iniziamo. Una bella sbarbatina, ne ho bisogno, perché sennò domani arrivo che c'ho un barbone, quindi. E il pennello, visto che sera. Massaggettino, sì, massaggettino, da stasera massaggioso, stasera massaggioso, va. Andiamo de Manciurian, no? Niente, capito? C'ho avuto un sacco di cose da fare, quindi non c'ho avuto il tempo oggi. Una giornata un po' storta oggi, dico un po' la verità. Un po' storta, ma nel lato positivo, per fortuna, quindi.
Va bene così. Senti, però oggi per un po' di prebarba ce lo mettevo, che dici? Lo mettevo. Mettiamo il rosso, va. Stasera mi sento rosso. Senti che profumo che esce da sto mobiletto. Mamma mia. Poi raga, a Grotta Ferrata ho scoperto, no, ma da prendere un caffè dopo il panino che c'è sta tutto. Vado a prendere il caffè, oh, entro, vedo sto bar, mi sembra tutto contro soffitti disegnati, santi sui paradisi, sì sui paradisi, ciao Luca, sugli angoli, no? E c'erano sti santi, dico, ma non è questa che era una chiesa da morta? Dico, ma sarà del 600, del 700, dell'800? Allora poi finisco via il caffè, vado lì, un ragazzo che stava in cassa, gli dico, scusa, ma per caso era una chiesa questa? Sì, era la chiesa, dico, madonna, bellissima, tutto disegnato, però peccato che non è stato restaurato, quindi quello che tu vedi è il colore originale del 700, c'è una figata pazzesca, raga, una figata pazzesca proprio, dopo quando vedo queste cose impazzisco. La prima volta che il prebarba con raso rosso mi si asciuga sotto le mani, la prima volta, di solito rimane un po' unto il viso, no? Oppure le mani rimangono un po' diciamo unte, già ho detto, però vabbè, prima, oggi non ci sto, ragazzi, sono giorni che non ci sto, non fate commenti del cavolo perché sennò poi mi vanno uno per uno a far bene, scherzo, però ci vanno uguale, e eccoci qua, dai, stasera mi sento mascolino. Mi devo fare un bel doccione, eh. Infatti l'after oggi non me lo metto, lo so, non me la godo, c'è ragione, perché non metto l'after, però che devo fare? Sono rientrato adesso, da stamattina che sto girando, non la faccio più, giro come sto pennello. Via, senti, chiudi l'occhio e rilassati. Senti che buono. Mazza che strillo! Acquitta! No, perché tanti di voi, io lo so che mi sentono di sera, poi magari stanno col telefono a mano, così, no? Boom! Si svegliano perché il telefono è cascato per terra. Io certe volte mi addormento mentre sto a guardare qualche video e non mi sveglio manco quando mi casca il telefono per terra, quindi pensa un po'. Infatti il Note 3 c'ha belle crepe. Appunto perché mi ci addormento. Io non vado a dormire se non mi vedo un video. Più forte di me. E stanno a fare qua sotto, stanno a scannare. Oggi l'amico Paolo, siamo incontrati della D11, si è fatta la sigaretta elettronica. Via, un altro convertito pure a quello. Oh. Stanno a giocare a nascondino dentro casa. Non mi quando le proponevano di giocare a nascondino dentro casa e dicevo no. Quando scendevo qua sotto sì. Perché più delle volte viene quello se gira, conta, 1, 2, 3. Io avevo preso l'autobus, sono andato a Cinecittà, quindi avevo andato a cercarmi. E vincevo sempre io, tornavo alle 9 di sera. Tana! Una volta si giocava, io non più visto ragazzini giocare a questi giochi. Tristezza. Che ti fa? Oh, io me la sto a godere. Ora faccio che non smonta, è ancora in serie alla metà. C'è gente che dice, ho armato la, il rasoio, armato è che è un MG42. Armato, armato. Vabbè, sorvoliamo, sorvoliamo.
Ogni tanto mi torna su pure il panino con la porchetta oggi, oh. Però buono, mamma mia, buono proprio. Ah, oh, domani c'è sta pure, no, domani no, è sabato, dopo domani, sto sfarvolato, dopo domani vedi la pira, questa rossa, bella, la cena del gruppo, mi raccomando, vi aspetto, numerosi, pure se sono pochi, ma buoni, importante avere stima reciproca uno con l'altro. Mule R106. Tiè. Io queste ho, raga, premo un pochetto, eh. Sottobosco un po' lo devo sfruttare perché sta crescendo in modo sproporzionato. La camicia sul letto, una valigia. Ah, a posto. Stasera si è andato pure di un po' bevo stasera, così domani non vado fa. Sì, mi sa di sì, eh. Stasera azzardo. Lavo pure picchio, devo fare il bagno pure a lui. Ti pare poco? Picchio, sei pronta? Se comincia a fischiamo? E poi lui manco se fa asciugare col forno. Quindi bisogna asciugarlo con asciugamano. Guarda quanta ce n'ho ancora di crema. Guarda. Quest'estate dico proprio Alfredo sta sbarbata qua. Alfredo, tutta tua questa. Sì. Tanto poi mi chiamate le tre di notte. Tiè, carta vetrata. Ce l'ha poi pietre questa cosa lì.
Oh, a posto, fatto. Ah, questo era dove per me gentile, ma proprio gentile, ti chiede permesso, ti chiede. Qua la Friedberg, vabbè, è rimasta, eccola qua. Non volevo pure usare la camicia, una fortuna che non sto uscito, sto a casa. Maschera di bellezza. Poi oggi ho la fortuna, che, anzi, il piacere di insaponare Franco. Ah, eccolo, ah. Cavaccia rossa, e beh, è normale, l'acqua bollente. Ora ci metto l'acqua fredda, tanto me lava il pennello, ricorda, me lava sempre il pennello. Ah, a posto. Anzi, sai che ci metto io? Proprio il latte dopo barba, così sta a posto. Non ci metto quell'alcolico, che non voglio avere profumazioni troppo intense, ci metto un bel latte, però ci metto una cosa che è, Zaccaria Gelsomino, latte dopo barba, ecco qua. Sei contento? Ti piace? Ha capito? Allora, se non ha capito, intanto me lo metto, poi te fa come devo fare. Ah, dio. Ottimo BBS, l'ho fatto un ottimo BBS, questo qua. E basta! È pur vero che io provo, però a un certo punto tregua. Mi sembra una mascella, vedi, sembro magro, eh? Ah, ecco qua, quindi doppio baffo, eccoci qua, bello asciutto, cioè le maniche non sono unte, quello che rimane lo uso per le mie bellissime manine. Quindi ragazzi, buona serata, buona giornata, buon pomeriggio, a seconda di quando vedete il video. Io ho finito, purtroppo domani ci avrei questo di video, dico purtroppo c'è questo, ma domani c'è l'inaugurazione del Vintage Club, quindi chi vuol venire, chi può venire su Affrascati, trovate tutte le informazioni sul gruppo Facebook, anzi no, ve lo dico, via Don Bosco numero 47 Frascati, quindi se volete venire, sto là, mo sapete dove sto, sono armato, sappiamo prima, ti faccio stile Richard Benson, capito? Tiro fuori la spada dal bastone. E niente, fatto questo, vi ringrazio, vi saluto. Se becchiamo sabato, penso di stare a casa. Ah, PS, sabato, Domus Pinza, via Prenestina 711, se non mi sbaglio. Domenica Torino e lunedì Torino. Ciao, alla prossima. Buona sbarbata anche a te. Ciao. Ah, ti piace l'effetto fumo? Vabbè, aspetta.